Ben ritrovati cari amici da Stilorso, un grande abbraccio a tutti. Oggi vi vado a mostrare una penna indiana di cui non si parla e non si legge molto, almeno qui da noi in Italia. Non ho ancora trovato una recensione su queste penne indiane, le Click. Allora, come si presenta la scatoletta, la confezione? È molto semplice, comunque abbiamo una controscatola in cartoncino, che c'era al suo interno una scatola di cartone rigido. Andiamo ad aprire la confezione e troviamo al suo interno la penna. Allora, ci sono due fogliettini illustrativi. Uno è il classico bigliettino in cui così ci viene spiegato come caricare la penna. E già scopriamo che questa penna è convertibile in eyedropper, quindi può essere usata con le cartucce, col convertitore che in dotazione io ho già montato, oppure può essere usata come contagocce. Ovviamente ci dicono attenzione che se lo usate come contagocce, qualche gocciolina potrebbe uscire all'inizio, quindi preparatevi con un foglietto. Qua ci sono le istruzioni, congratulazioni, sei felice possessore, eccetera, eccetera. Altro foglietto, diciamo che è la garanzia, e diciamo un po' l'augurio di questo produttore indiano è che questa penna porti un sorriso, che porti, ecco, noi abbiamo già un sacco di clienti felici, vogliamo portarvi un sorriso anche a voi. Vabbè, molto bella, molto carina questa cosa. E ribadiscono ancora handcrafted pens, cioè penne fatte a mano, non di plastica iniettata. Quindi già una cosa, diciamo, piuttosto piacevole, è una cosa di cui loro, come vedete, vanno orgogliosi. In dotazione abbiamo due cartucce formato internazionale lunghe, presumibilmente una blu e una nera, o due blu, non saprei dirvi, forse due blu. Però andiamo un po' a vedere com'è la penna, questa Click Bien. Come potete vedere, l'acrilico è davvero piacevole. È davvero carino, ha un sacco di sfumature. La penna è comunque molto liscia, quindi non ci sono sbavature nella lavorazione, eccetera, eccetera. Perché si chiama Yen? C'è chi dice che sia un richiamo al Giappone, ai valori giapponesi, oppure all'affidabilità dello Yen stesso, un tempo era un bene rifugio, chi lo sa. Comunque la penna vi posso assicurare che ha una forma abbastanza classica, a torpedo. Ma l'acrilico, spero si possa vedere da vicino, è piuttosto suggestivo e a mio avviso leggermente superiore a quello delle Nudler Conrad. Ho avuto una Nudler Conrad Marbled Marianas, questo acrilico mi pare leggermente più piacevole, più suggestivo. Andiamo un po' a vederla da vicino, andiamo a svitare il cappuccio. Troviamo un penino Yovo numero 6, del tutto identico a quello montato su penne dal costo 3-4 volte superiore, anche in alcuni casi anche 5 volte superiore. Il classico Yovo numero 6, quindi un gruppo scrittura affidabilissimo, che può essere rimosso e sostituito con un altro perché è semplicemente avvitato alla sezione. Discorso ai dropper. È possibile convertirli nei dropper? Io non lo farò perché mi trovo bene con le cartucce, però la filettatura, sezione, fusto è davvero molto lunga. Adesso vi faccio vedere quanti giri occorrono per svitare il fusto dal gruppo scrittura. Guardate, cioè, non è ancora finito, no? Non è ancora finito. Non ho ancora finito. Ecco, guardate, veramente una filettatura molto molto ampia. Come potete vedere dalla sezione, lo spessore dell'acrilico è apprezzabile, non è una plastichina sottile, tant'è vero che anche ha un certo peso. Quindi vedete che anche per riavvitarla ci vuole veramente molto 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 tempo. Bilanciamento della penna ottimo, la penna è veramente perfetta senza cappuccio, però la cosa positiva è che può essere anche calzata senza alcun problema. La penna si calza benissimo, può essere usata anche calzata,
Si sbilancia relativamente all'indietro, ma rimane comunque una penna comunque leggera, non essendo una penna metallica, quindi anche adatta a lunghe sezioni di scrittura. Due cose mi piacciono un po' meno, perché come sapete mi piace essere il più possibile obiettivo sulle penne. Questo doppio anellino, che per la stessa missione della casa è un po' il loro hallmark, il loro, insomma, segno distintivo, è un po' in rilievo, e quindi se fate in questo senso non vi tagliate, per carità, sarei esagerato, però insomma lo avrei gradito un po' più, un po' meno sporgente, non dico che sia contundente, però insomma. E anche la clip, allora, non è delle peggiori, ci sono penne europee che hanno clip peggiori, ma insomma rimane comunque un po' rigida. Non abbiamo il controcappuccio, un cappuccio molto leggero che però può essere calzato perfettamente. Pennino ve lo faccio vedere da vicino, ma è diciamo una decorazione abbastanza minimale, ed è il nostro Yovo numero 6. Come potete già vedere, come avete visto prima, ho già messo il converter e quindi non resta che metterla alla prova. E veniamo dunque alla prova scrittura. Abbiamo una Click Yen, pennino medio, molto scorrevole, poi vi direte, vabbè, è un giovo, sì, però è davvero molto, molto scorrevole, penna che scrive veramente solo con il suo peso, che è un peso davvero contenuto, perché parliamo di 22 grammi con il cappuccio, 14 grammi solo il fusto. E come potete vedere, questo pennino spero si avverta. Anche dal video scorre veramente con piacere. L'inchiostro utilizzato è il Pilot Blue Black, che abbiamo visto di recente. Un inchiostro veramente bello. Vi posso garantire che è un po' meno scuro di come si vede adesso. Allora, vediamo la scrittura reverse. Può essere fatta, aumenta il feedback, però sì, diciamo che può essere utilizzata. Io non ne vado matto, perché il feedback diventa veramente veramente importante. Il flusso è veramente generoso, copioso. È un M europeo, è un M in tutto e per tutto uno Yovo, e non ha alcuna velleità di essere flessibile, però scrive veramente veramente bene, veramente senza alcun tipo di problema. Adesso qui su questa carta è molto economica, abbiamo un po' l'effetto, diciamo, si va ad allargare il tratto, però vi posso assicurare che, adesso ve lo faccio anche vedere, su una carta come la Oxford Optic Paper abbiamo un restringimento abbastanza apprezzabile del tratto. Eccoci qua, siamo su carta Oxford, e questa è una Click Yen, molto molto scorrevole, con pennino M. Allora, qual è la domanda che nasce spontanea nel frattempo? Ve la metto in paragone con altre penne, perché questa penna da chiusa è 15,5 cm, quindi ve la faccio vedere, non so, vicino a una Platinum 3776, penna medio piccola, potete vedere decisamente più lunga di una 3776, calzata addirittura 18 cm, qui vicino a una bellissima Cross, più lunga, quasi uguale ma più slim, e insieme ve la faccio vedere anche con la Lamy 2000, quindi una penna di dimensioni importanti. Dicevo, che cos'è che differenzia un po' le penne indiane dalle penne cinesi? È una generalizzazione molto sommaria, quindi foriera di imprecisioni, però una cosa va detto: le penne indiane, tutte quelle che ho provato, questa ma anche le Rang, eccetera eccetera, si portano un'artigianalità che nelle penne cinesi si è un po' persa. Sono penne più standardizzate, che da una parte un bene e da una parte un male. Qui, in queste penne indiane,
si può ancora un po' avvertire l'artigianalità del prodotto, il fatto che siano magari piccole realtà o grandi realtà, però dove c'è ancora un po' più lavoro manuale, non so come per dire. Questo, dicevo, vantaggi e svantaggi, perché magari in una penna cinese non vedremo mai questo scalino contundente, però l'acrilico è bello spesso, insomma, sono due cose diverse, due mondi molto diversi, ma ricordiamoci che l'India ha una tradizione veramente lunghissima come produttrice di penne stilografiche, quindi massimo rispetto. E adesso è il momento di andare un po' a trarre le somme su questa click yen, anche perché non vi ho detto quanto costa. Allora, tra i pro annovererei sicuramente il bilanciamento. La penna è veramente ben bilanciata, si tiene in mano splendidamente, è leggera, piacevole, anche il grip secondo me è ottimale, l'impugnatura, la penna si tiene benissimo in mano, a meno che non abbiate un po' il vizio di tenerla qui in alto, però mi pare veramente innaturale tenere la penna così in alto, però per me il grip perfetto. Il flusso e il pennino sono assolutamente in linea con flusso e pennino di penne che costano anche 200. C'è anche una nota marca che ha lo stesso pennino e costa quasi 300 euro, quindi sicuramente è un pro. Il costo era anche il rapporto qualità-prezzo, perché siamo intorno ai 42 euro, a cui aggiungere qualche spesa di spedizione. Però per una penna con pennino numero 6 e un acrilico tutto sommato, a mio avviso, bello, è un buon prezzo. Purtroppo vanno aggiunte le spese di spedizione, perché dall'India, insomma, purtroppo non è dietro l'angolo. Contro, abbiamo detto gli anelli della clip. Anelli clip in rilievo, non tanto da risultare spiacevoli, ma insomma, va detto. E scusate, anelli cappuccio, anelli del cappuccio in rilievo e la clip rigida. Questi, a mio avviso, sono i due grossi contro di questa penna. Questi due anellini qua e il fatto che la clip sia un po' rigida, ma vi dico, l'ho messa in un taschino della camicia, c'entra, non è proprio impossibile. Allora, esteticamente a me questa penna piace molto, a me piace molto il blu, oltre al verde sono i miei due colori preferiti. La consiglio a chi voglia una penna un po', come dire, diversa, un po' meno vista. Questa è la livrea blu, ma se andate sul sito del produttore ne troverete tante altre, a mio avviso comunque suggestive. Vedete, ha dei bei riflessi questa penna. Una penna un po' meno vista, una penna un po' diversa dal solito. Perché soprattutto per chi come me, ma penso anche come voi che seguite questo canale, siete appassionati, magari avete tantissime penne stilografiche, avete voglia di provare qualcosa di diverso, ecco, questa Click è sicuramente una pennetta sfiziosa, interessante. Valuteremo nel tempo la durata dell'acrilico, che però, vi posso dire, in base alla mia esperienza ormai insomma, abbastanza consolidata, non mi pare un acrilico morbido, un acrilico, però potrei sbagliarmi, questo lo valuteremo in una long time review, lo proverò anche con altri inchiostri e vedremo se continuerà a essere promossa, però per il momento questa Click Yen è decisamente promossa. Ringrazio il signor Arsh della Click Pen, che è stato molto gentile perché, come vi dicevo, c'è questo rapporto personale quando si acquista una penna indiana, quindi un servizio clienti comunque molto molto attenti. E vi dicevo, a me piace perché è davvero comoda e leggera. Spero di non avervi annoiato con questa recensione. Fatemi sapere se anche voi avete provato altre Click. Questa è una, diciamo, delle loro flagship, tanto è vero che quando entrate nella loro home page vi ci imbattete quasi quasi per forza, e in definitiva una onestissima penna indiana, dalla livrea carina, ma dal bilanciamento e dal grip veramente perfetto.
Bene, ancora un grande abbraccio a tutti, vi invito a iscrivervi al canale se il video vi è piaciuto, ma anche se non vi è piaciuto perché non costa niente, è totalmente gratuito. Un grande abbraccio e alla prossima da Stilorso.